Sì. Ti servono? Gli altomolisani frenano la corsa verso la vetta del San Nicolò Notaresco, quarta forza del torneo, ed impongono il risultato ad occhiali ai teramani. Vasto Girardi privo in mediana di Nicolas Pesce per squalifica, ospiti in completo rosso-blu, privi dell'esterno Lattarulo e del difensore Colombatti. Dirige fischietto Fermano Piscarelli. Si infila nello spazio la punta di colore Dos Santos, il centravanti si divora il vantaggio dopo meno di un giro di lancette. Scende la nebbia sul Filippo di Tella, ci riprovano gli abruzzesi poco dopo. Bianciardi arriva a scarico con il mancino, conclusione fuori misura. I locali soffrono l'intraprendenza degli uomini di Massimo Epifani. Tiro potente dalla media distanza di Banigas, controlla la traiettoria il portiere Guerra. Prima traccia del Vasto Girardi solo al 18°, verticalizzazione intelligente di Gentile per Mercai, Sciba costretto a rifugiarsi in angolo. A metà tempo la gara si incanala sui binari della parità dal punto di vista del gioco. Da una parte Mele per i molisani, dall'altra Blando, sono i metronomi a centrocampo. Salatino cerca l'uno contro uno prima della mezz'ora, sfera deviata in angolo sopra la traversa da Gallo. Sul corner pennellato dallo stesso Salatino, Ruggeri prende l'ascensore, palla al lato di un niente. I molisani chiudono in attacco la prima frazione, molti fraseggi al limite dei 16 metri, ma è mancata la stoccata vincente. Secondo tempo, la nebbia scende sempre più fitta sul rettangolo di gioco. Interessante calcio piazzato da posizione centrale, capitano Ruggeri prova a sorprendere il portiere Sciba, nulla di fatto. Errore da penna rossa in uscita del difensore Guglielmi su Banegas, Dos Santos attacca la palla e cerca l'angolo più lontano, Guerra salva la sua porta con un intervento decisivo, Teramani ad un soffio dal vantaggio. I capovolgimenti di fronte sono continui, nessuna delle due squadre vuole accontentarsi del pari. D'azione d'angolo il Vasto Girardi torna a rendersi pericoloso, ma spreca tutto Salatino sull'appoggio corto di Raucci. Il San Nicolò Notaresco si rivede sul calcio piazzato, Guerra costretto a smanacciare con i guantoni sull'angolo di Cancelli sul secondo palo. Premono i rossoblu alla ricerca della rete che arriva ad un giro di lancette dal termine. Stacca su tutti di testa Palumbo. Gli ospiti esultano, ma la terna arbitrale non convalida il gol per la traiettoria uscita dalla linea di fondo campo prima di rientrare. Gli animi si scaldano nel recupero. I molisani non ne hanno più, ma difendono con i denti. Dopo 3 minuti aggiuntivi finisce in parità 0-0.